Dago Red, il disco registrato da Raiss, voce degli Alma Meretta, e Fausto Mesolella, chitarra degli Arion Travel, e il disco che ha ottenuto la targa Tenco come miglior disco di interprete per il 2014, verrà presentato al Club Tenco il 6 dicembre. E con Fausto Mesolella questo pomeriggio parliamo di questo disco. Buongiorno Fausto. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Tu per questo disco, oltre che essere il chitarrista, sei anche stato il produttore. Qual è stato il tuo lavoro sulle canzoni? Ma fondamentalmente, diciamo, a parte il lavoro di chitarrista, che è quello insomma, che poi è il mio mestiere, diciamo, sul disco ho una valenza della produzione, la produzione artistica, quindi l'idea insieme a Raiss chiaramente di questo progetto che dopo vari anni insomma di collaborazione poi ci ha portato alla lavorazione nel mio studio di questo progetto da Coretti. Questo è un disco molto particolare, voi siete andati a riprendere delle canzoni della tradizione napoletana mischiandole con brani che apparentemente hanno poco a che fare, siete andati a pescare dal repertorio degli Who, dei George Harrison, di Leonard Cohen. Come è nata questa idea? Ma dall'idea innanzitutto da una passione comune sia mia che di Raiss, diciamo, per la tradizione partenopea napoletana, perché siamo tutti e due terroni, quindi del sud, e poi perché senza nascondere il fascino che abbiamo provato nella nostra crescita nell'ascoltare la musica del trance, insomma, chiaramente io negli anni 70 ero un chitarrista rock, sentivo tranquillamente le Zeppelin, Hendrix, Santana e tutto il resto, e per cui era normale che mentre facevamo questo lavoro ci venivano in mente delle cose senza nessun pudore, senza nessuna ipocrisia, poi alla fine abbiamo fatto attraversare il nostro amore fondamentale, quello della nostra terra, l'amore anche che abbiamo provato nel corso della nostra crescita artistica. Per noi ci è venuta naturale, insomma, questa cosa. E sembra che da una parte ci sia stata la voglia di riappropriarsi di quello che è il vostro evidentemente patrimonio culturale di appartenenza, e dall'altro invece, come mi dicevi, però anche contaminarlo con le musiche che sono state importanti per voi nella vostra crescita. Un tentativo di abbattere queste barriere tra generi, musiche di diverse generazioni. Certo, più che il termine abbattere le barriere è mettere di nuovo in comunicazione, in sintonia a 360 gradi la musica che non solo che ci ha attraversato, ma che ci attraversa in questo momento. Il disco ha anche un suono molto fresco, sembra quasi che sia stato registrato dal vivo in presa diretta, è effettivamente andata così? Sì, il disco è stato registrato nel mio studio, per Sgaglio Studio Recordi, direttamente in presa diretta, cioè io sto con la chitarra da una parte, Raiss dall'altra, e poi la mia pedaliera con i miei loop, per cui le sovraincisioni avvenivano in quel momento. Il disco fondamentalmente, diciamo, all'80% è tutto in presa diretta, quindi senza metronomi, proprio facendo come se fosse un live. È un disco che sembra lasciare anche molto spazio all'improvvisazione del momento, e così anche quando suonate dal vivo? Sì, perché poi dal vivo, capito, c'è anche più libera espressività, per cui all'improvviso se stiamo suonando una canzone ce ne viene in mente un'altra, uno la lancia e l'altro la fa. Per cui diciamo è anche molto sperimentale il live, perché è anche molto improvvisativo, cioè è proprio la radice sana, insomma, del progetto. Il disco si basa quasi esclusivamente sulla tua chitarra e sulla voce di Raiss, però in alcuni casi ci sono anche degli ospiti molto particolari. Sì, abbiamo avuto degli ospiti, dei pezzi, in un pezzo in ipocrisia abbiamo avuto Marco Tulli, una delle più grandi pianiste italiane, e poi in campagna per esempio c'è stato Mimì Ceramella, che è il batterista di Arion Travel, e poi Ferdinando Livelli ha questo strumento particolare che è la pedal steel, che ha accompagnato poi un altro pezzo nel disco, quindi ci sono stati degli ospiti che ci hanno dato, così ci hanno fatto un regalo all'interno dell'interpretazione del disco. Anche nei brani dove siete solo voi due, però la tua chitarra riesce a riempire ogni spazio, non si sente la mancanza degli altri strumenti. Sì, perché io uso un sistema con la mia chitarra, un sistema con i loop, per cui mi registro nel momento in cui suono, e in quel momento non ci sono basi registrate, mi registro in quel momento e poi continuo a suonare con la chitarra che mi sono registrato, per cui sembra che ci sono più chitarre, in effetti sono generate tutte nello stesso istante. E anche se è solo una chitarra acustica, molto spesso ha il suono di una chitarra elettrica e la potenza di una chitarra elettrica. Ma perché ho una radice rock fondamentalmente, anche se è una chitarra con le corde di nylon, non una chitarra classica. Ma l'otto spinge sempre verso Hendrix, verso quelli che sono stati i miei amori di gioventù, perché io fondamentalmente non sono un chitarrista classico, ma sono un chitarrista elettrico, per cui insomma cerco di fondere poi in questa mia chitarra insomma tutte le generazioni musicali che mi hanno attraversato. E non è un caso che in questo disco, con un doppio salto mortale, avete fatto sposare Soldato Innamorato con un brano di Jimi Hendrix? Sì,
esatto, parte con un brano di Hendrix, poi con Gianni D'Amato e poi c'è un pezzo di Giuseppe. Quindi se questo, ma quando andiamo dal vivo in questo pezzo entra pure Michael Jackson, non Michael White, per cui ci sono altre cose che attraversano poi il pezzo stesso. Chi non l'avesse ancora ascoltato, consigliamo Dago Red, il nuovo lavoro di Raisa Mesolella, Targa Tenco come miglior interprete 2014, oppure di venirvi a ascoltare dal vivo direttamente al Teatro Ariston a Sanremo il 6 dicembre per la premiazione. Grazie Fausto.